Partiamo e vediamo il suo pensiero per te oggi. Il suo pensiero per te oggi. Partiamo e vediamo quindi qual è il suo pensiero per te oggi. Ricordo che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, ma nel momento in cui vengono fatte, per cui il tuo pensiero per te, il suo pensiero per te oggi significa, diciamo, che il suo pensiero sarà nel momento in cui la persona vedrà, ovviamente, quindi non c'entra oggi nel senso di oggi, il giorno in cui viene fatta, ma nel giorno in cui viene vista. Quindi, prima però di affrontare il tema, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai notifiche di nuovi video. Ovviamente seguimi su Instagram, su TikTok e fai donazioni al canale. Se ti va di fare donazioni, sono ben accette. Se non ti va, problemi tuoi. Allora, vediamo quindi il tema e il suo pensiero su di te oggi. Non ha idea di cosa prova, scegli una carta. Il suo pensiero su di te oggi non ha idea di cosa prova, scegli una carta. Quello che devi fare è ovviamente fare la scelta tra tre possibili stese. E abbiamo la scelta del Buddha, se sceglierai il Buddha sarà la prima stesa, oppure la scelta della piramide, seconda stesa. Oppure, terza stesa, la stesa della stele. Quindi concentrati su una persona di cui vuoi sapere i pensieri, perché potrebbe essere una persona che ti interessa sentimentalmente, potrebbe essere una persona che ti interessa sul lavoro. Non è che c'è un qualcosa di specifico. Tu pensa a una persona. Se non c'è nessuno a cui pensare, pensa al tuo cane, se c'è un cane, un gatto, un canarino, non lo so, il vicino di casa, qualcuno, insomma. Se proprio non c'è nessuno, che ti devo dire? Pensa, cosa pensi tu di te stesso oggi o di te stessa? Va bene, comunque, veniamo al tema, quindi veniamo al tema. Fai la scelta, il suo pensiero su di te oggi. Scegliamo tra il Buddha, la piramide o la stele. E partiamo, utilizzerò i tarocchi Zen di Osho, i tarocchi di Marsiglia e i tarocchi del Transurfing. Partiamo con il Buddha, il suo pensiero su di te oggi. Non hai idea di cosa prova, scegli una carta. E partiamo con i tarocchi di Marsiglia. Partiamo con i tarocchi di Marsiglia. Nel frattempo fai donazioni che sono ben accette. Non fare la solita tirchia, il solito tirchio, che, come diceva San Francesco, è solo dando che si riceve. Perché ci sono le persone tirchie che poi sperano di riceverla. Questo è bello, no? Anche nei social, ci sono persone tirchie che non darebbero mai un euro e sperano di ricevere, giusto pro bono. Ma l'universo non funziona così. L'universo ti dà se tu impari a dare, se tu non dai niente, ovviamente non riceverai niente, e questo purtroppo è un dato di fatto. Comunque, ognuno de gustibus non disputandum est. I suoi pensieri su di te oggi, non hai idea di cosa prova, scegli una carta. E veniamo alla prima stesa. Cosa ci dicono i tarocchi i tarocchi Zen di Osho? Allora, ti dice che questa persona che tu stai pensando, ha la pazienza di Giobbe nei tuoi confronti. Significa che gli hai fatto girare i coglioni, fondamentalmente. Questo è un dato di fatto. Gli avrei fatto già i coglioni e ti vede sicuramente come una persona creativa, ti vede sicuramente come una persona interessante che però gli ha fatto girare i coglioni perché probabilmente sei stata pressante e infatti è una persona che non vede l'ora di levarsi dalle balle, farsi un viaggio, allontanarsi. Cioè il suo pensiero su di te oggi è che sei una rompicoglioni. O che sei un rompicoglioni che non vede l'ora di togliersi dei maroni, farsi un viaggio
e andarsene da qualche altra parte. Probabilmente hai un modo di fare che sei una persona, sei una versione sanguisuga, diciamo. Purtroppo le persone eccessivamente, diciamo, come possiamo dire, appiccicose, alla fine non seducono nessuno. Nel frattempo, vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Mentre tu fai donazione al canale, se vuoi ottenere qualche cosa dall'universo, non solo merda come al solito, vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Allora, beh, è un paggio. Questa persona qua è un paggio di denari, sì, ma pur sempre paggio. Il paggio è una figura, quindi non ha idea di voler creare qualcosa di sodo con te. Il paggio è più che altro una persona abbastanza infantile, una persona che non è interessata a creare una relazione stabile, vorrà farsi qualche cosa. In effetti, viene fuori due di bastoni. Due è abbastanza, diciamo, da un certo punto di vista, due è abbastanza come situazione, è una situazione di instabilità, ma soprattutto su un piano fisico, non tanto su un piano, diciamo, emozionale. Quindi più che qualche sana scopata con te non vuole farsi. E poi ti vorrà anche levare dei maroni, quindi questo è un po' il suo pensiero, non ha un pensiero, diciamo, come possiamo dire, di una persona che ti vede come una persona interessante, ti vede come una sciacquetta fondamentalmente, o se sei un uomo come una persona di basso valore, non ti vede come una persona di valore, è per questo motivo che ti vede come appiccicosa, appiccicosa, non ha, diciamo, non ha interesse a intraprendere una relazione stabile con te, non gli frega niente di te fondamentalmente. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi del transurfing. Vedi, sono i figli di Dio. È una persona che si sente anche superiore, si sente anche superiore a te, quindi ti vede proprio anche un po' come un essere inferiore, diciamo. Quindi ha un pensiero abbastanza negativo nei tuoi confronti. Il suo pensiero per te oggi è comunque abbastanza negativo per quanto ti riguarda, non è quello che non sei una persona che gli interessi, insomma. Fatene una ragione, cambia comportamento, cambia atteggiamento, perché se stai appiccicato a questa persona, più che palate di merda non riuscirai a ricevere. Vediamo, quindi passiamo quindi alla, questa è per la prima stesa, era il Buddha, quindi facciamo uscire il Buddha e facciamo entrare la piramide, perché ha scelto la piramide. I suoi pensieri per te oggi, non hai idea di cosa prova, scegli una carta, vediamo la piramide, vediamo la piramide. Nel frattempo, ovviamente, iscriviti al canale, attiva la campanella. Seguimi su Instagram, ovviamente su TikTok, su tutti i canali YouTube e fai donazione al canale. Non fare la solita morta di fame, il solito morto di fame. Fai donazione al canale perché, ma non tanto per me che non mi cambia la vita, ma per te soprattutto perché è solo dando che si riceve. Le persone tirche, le persone avide non riceveranno assolutamente nulla. I morti di fame resteranno morti di fame. Allora, vediamo cosa ci dice. Cosa ci dicono i tarocchi? Vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora, ti vede come una persona ricettiva, ti vede come una persona, diciamo, che da un certo punto di vista può comprendere le sue esigenze e anche ti vede però un po' come una persona distante, quindi non ha una situazione. Come dire, ti vede come una persona distante, potrebbe vederti un po' come una persona superba, ti vede un po' come una persona distaccata. Ecco, questo è un po' quello che succede. E manterrà il silenzio nei tuoi confronti, manterrà il silenzio nei tuoi confronti. E non si esprimerà, quindi forse in questo caso devi rompere un po' tu, diciamo, lo schema e manifestarti. Dovresti parlare
provare, diciamo, a fare qualcosa per far capire a questa persona che comunque vuoi intraprendere una relazione. Vediamo adesso i tarocchi di Marsiglia, che ricordo sono i tarocchi più antichi della tarologia francese, li utilizzava anche il grande Carl Gustav Jung, padre della psicologia analitica, li utilizzava anche Jodorowsky, padre della psicologia, della psicomagia, e i tarocchi sono molto interessanti, anche per quanto riguarda la quantistica utilizzano proprio il principio, dal punto di vista della quantistica, il principio dell'entanglement, e dal punto di vista della psicologia analitica di Jung, il concetto di sincronicità. Poi ci sono degli idioti, no? Degli idioti che pensano che siano tutte stupidate, però lasciamo gli idioti al loro posto, perché anche, come dire, in questo universo c'è spazio per tutto, anche gli stupidi hanno diritto di cittadinanza, e siccome la madre degli stupidi è sempre incinta, bisogna tenere presente questo. E quindi affermo che il grande Carl Gustav Jung utilizzava proprio i tarocchi di Marsiglia, anzi, Carl Gustav Jung ha anche creato un suo mazzo di tarocchi, che devo anche andare a vedere se lo trovo, perché volevo acquistare questo mazzo di tarocchi di Carl Gustav Jung, ma per ora non sono riuscito a trovarlo, però li ho visti, so che il grande Jung aveva proprio creato un suo mazzo di tarocchi. E vediamo quindi cosa ci dicono, sempre per la stesa, siamo alla stesa della piramide, cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia proprio. E viene fuori 5 di coppe. 5 di coppe è la perdita dell'amore, quindi questa persona in generale, se è il tuo fidanzato, è probabile che abbia voglia di seguire un'altra strada, che non sia più interessato ad avere o interessata ad avere una relazione con te. E viene fuori sempre infatti il 2, questa volta il 2 di spade, che rappresenta la chiusura, il taglio, insomma, la rottura della coppia. Quindi è una persona che sta meditando se si tratta del tuo fidanzato di chiudere la relazione, se si tratta di un datore di lavoro, magari sta pensando di licenziarti, se si tratta di un amico, sta cercando di levarti dei coglioni fondamentalmente, perché quello è. E viene fuori anche l'8 di coppe, quindi devi puntare un po' sul ricucire i sentimenti, perché se impari a ricucire i sentimenti, qualche risultato potrai ottenerlo. E veniamo sempre alla stesa, siamo sempre sulla piramide, quindi siamo sempre sulla stesa della piramide. Vediamo di utilizzare i tarocchi del transurfing, cosa ci dicono per quanto riguarda i tarocchi del transurfing, quali sono i suoi pensieri su di te oggi, non hai idea di cosa prova, scegli una carta. E i tarocchi del transurfing ci dicono che la fede, soltanto la fede vi potrà tenere uniti, soltanto la fede. Quindi devi avere fede, fiducia in te stessa e devi dichiarare un'intenzione. Questo è la possibilità di avere un'intenzione, lancio un'intenzione all'universo per poter trovare la persona giusta. D'altra parte, le persone possono unirsi non soltanto in questa dimensione, ma anche in altre dimensioni. Noi siamo esseri che viviamo, quindi quando due persone si uniscono, potrebbe essere il vivo che si unisce col defunto, o il defunto che si unisce col vivo. Anzi, il defunto che si unisce col vivo è più difficile, perché la resurrezione non l'ho mai vista. Però la morte dei viventi sì. Ma vediamo, passiamo quindi alla stesa della stele. Perché ha scelto questa stele di quarzo rosa? Perché ha scelto questa stele di quarzo rosa? Vediamo i suoi pensieri su di te oggi. Non hai idea di cosa prova? Scegli una carta, i suoi pensieri su di te oggi. Nel frattempo, iscriviti a tutti i miei canali YouTube, ovviamente. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e fai donazioni al canale. Non fare la solita morta di fame che non fa donazioni, perché è solo dando che si riceve. Veniamo quindi alla stesa della stele. Allora,
I suoi pensieri sono un po' pensieri sui che oggi legati a vite passate, quindi ci sono dei ricordi, come vedete, non molto positivi, però diciamo crede questa persona che il vostro legame sia una sorta di legame karmico, una sorta di, diciamo, una sorta di legame che porta, che va avanti nello spazio-tempo. In effetti sta acquisendo una consapevolezza maggiore. Sta di fatto, questa persona sta acquisendo una consapevolezza maggiore nei tuoi confronti. Questo è un fatto anche positivo, perché è soltanto, diciamo, attraverso la consapevolezza che si possono creare nuove situazioni, soltanto attraverso la consapevolezza che possono nascere nuove possibilità. Quindi questo è un fatto che secondo me è molto importante, e anche se oramai, diciamo, il legame con questa persona possiamo dire che è più un legame di amicizia, è venuto un po' meno probabilmente la passione, amicizia o quella che oggi si chiama situationship, che è un termine più elegante rispetto alla tromba amicizia, diciamo così, o friendship con, with benefits, amicizia con benefits, ma adesso si utilizza la situationship come termine inglese, situationship che deriva da situation, che sarebbe una cosa complicata, e relationship, quindi la situationship però è una tromba amicizia in cui uno vorrebbe una relazione più consolidata e l'altro invece non è interessato. Vediamo quindi cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia su questo. Abbiamo a che fare un cavaliere di spade, quindi un cavaliere di spade è un cavaliere, interessante, diciamo, che punta proprio sulla velocità, sulla rapidità, quindi una relazione in rapida evoluzione, se vogliamo. E poi abbiamo un 7 che rappresenta i sentimenti, però è uscito al contrario, quindi sentimenti che vanno ricostruiti, perché probabilmente c'erano dei sentimenti che si sono un po' rovinati, si sono un po' persi, quindi andrebbero un po' ricostruiti. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi del Transurfing. Allora, beh, diciamo che comunque è una persona che ha una sua rettitudine morale, quindi, e ti vede anche come una persona con una rettitudine morale, non ti vede come un baldraccone da corsa, un mignottone da competizione, ti vede come una persona che ha una sua rettitudine. Questo, ripeto, potrebbe anche essere riguardare il lavoro, non è detto che debba riguardare necessariamente la, come possiamo dire, questa parte sentimentale affettiva. E quello che ti suggeriscono i tarocchi è quello di eliminare un po' i tuoi turbamenti, un po' le tue paturnie, perché le paturnie, diciamo, non fanno bene a nessuno. Bene, questo è per quanto riguarda la stesa, quindi per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok.